Ciao Claudio, scusa il ritardo. A proposito di tedesche, ero proprio adesso dal concessionario Citroën con un amico che era indeciso se acquistare una Station Wagon tedesca oppure una bella C5 Tourer, e devo dire che l'ho indirizzato senza esitazione perché è veramente una gran macchina. Ma concordo con te, perché Jean-Pierre Plouet, che è il capo progetto della C5, che è succeduto a Donato Cocco tra l'altro, credo che abbia in un certo senso avuto come riferimento proprio le macchine tedesche per la loro sobrietà. Mi riferisco in particolare, non so, alla linea di cintura alta, per esempio, della macchina. Mi riferisco, per esempio, alle nervature marcate. Mi riferisco addirittura ai parafanghi gonfiati, alla spalla larga, se vogliamo, e a quella linea un po' sportiveggiante che si porta dietro. Sì, se non fosse per la mascherina tipicamente Citroën con il double chevron bene in evidenza, sarebbe facilmente confondibile con le concorrenti tedesche. Poi la differenza c'è nel momento in cui si viaggia, lì le sospensioni idropneumatiche fanno veramente la differenza, con una qualità di marcia veramente da tappeto volante. Beh, sai, non ci è voluto molto a convincere il mio amico sulla C5 Tourer, la tecnologia, il comfort, l'elettronica, tutti i sistemi che sono tipici di una Station Wagon di lusso, magari anche teutonica, si ritrovano tranquillamente anche sulla C5. Sì, le caratteristiche delle vetture premium, oltretutto. Lo stesso lusso e il buon gusto che si respira attraverso questi palazzi della vecchia Milano, noi lo ritroviamo praticamente sulla C5 Tourer, dove il gusto veramente primeggia a tutti i livelli, armonico, se parliamo del cruscotto, degli interni che sono molto accoglienti, insomma si respira quell'atmosfera di buon gusto, come si diceva. Sì, aggiungo che è un lusso razionale, come d'altra parte recita il motto di Citroën, Creative Technology, ovvero una tecnologia utile, utilizzabile, facile, ed è quello che poi si riscontra anche a bordo della C5, dove ci sono i tasti che servono per le funzioni che servono per viaggiare veramente ergonomicamente confortevoli. E poi c'è quel tocco di creatività, se vogliamo aggiungere qualcos'altro, che riguarda per esempio questo volante che gira attorno al mozzo centrale che è fisso. Ecco, questo secondo me è un po' uno stile copernicano, nel senso che sono i pianeti che girano intorno al Sole, tutto sommato, e non viceversa come si pensava ai tempi che furono. E questo tra l'altro offre il vantaggio di avere sul piantone dello sterzo una serie di pulsanti, dal cruise control alla regolazione del computer di bordo, alla selezione delle stazioni radio, eccetera, sempre nella stessa posizione, non in movimento assieme al volante. Il mio amico è stato convinto definitivamente dalla motorizzazione, un V6 a gasolio di 3 litri da oltre 240 cavalli. Oggettivamente è difficile trovarlo su una vettura francese, e devo dire che il risultato lo puoi confermare, l'abbiamo provata anche noi, è veramente strabiliante in termini di ripresa, di coppia, ma anche in termini di consumi, perché poi il consumo medio è intorno ai 14 km per litro, in autostrada se ne fanno tranquillamente 20 di chilometri con un litro, e c'è sempre comunque una bella riserva di coppia e di potenza, per cui schiacciando il cambio automatico, che è morbidissimo nei cambi di marcia, regala veramente delle accelerazioni notevoli.